Napoli non è soltanto violenza o camorra e tutto quello che dicono in tutta Italia, ma è anche questo, gente per bene, gente che vuole vivere. Abbiamo due scuole, avevamo, perché veramente ormai chiuse, serrate, non possiamo più permetterci. Abbiamo speso tutti i nostri pochi soldini che avevamo, li abbiamo spesi per metterci in regola con i vari protocolli, e quindi le sanificazioni, i vari igienizzanti, ma tutto quello che c'era da fare. E anche questo non è bastato, siamo veramente rovinati, rovinati. Per non parlare del terrore dei nostri allievi, sono terrorizzati totalmente da un linguaggio verbale violento del loro governatore, chi l'ha votato, il governatore De Luca, che veramente si deve dimettere, perché non è in grado di governare questo popolo. Questo popolo ha bisogno di qualcuno che ci rappresenti, non di qualcuno che ci distrugge con la violenza verbale.